questa storia, dopo un percorso drammatico di 36 anni, si è conclusa a Reggio Calabria e quasi ci è venuta a inseguire, nel senso che proprio 36 anni dopo il suo arresto, il 12 febbraio del 76, il 12 febbraio del 2012, il processo di revisione a Reggio Calabria ha completamente assolto Giuseppe Ghilotta. E proprio quel giorno, per una serie di motivi, io sono venuto a conoscenza di questa storia e me ne sono innamorato. Dopo alcuni anni siamo riusciti a incontrare Giuseppe per una serie di motivi e ci siamo resi conto che era un dovere raccontarla questa storia, perché non è in realtà un errore giudiziario, ma è una vera e propria frode in cui lo Stato, una parte dello Stato in qualche modo, per rendere impossibile l'emergenza di alcuni elementi, costruisce una verità falsa. E quindi chi ha subito questo torto in qualche modo deve essere ripagato. Diciamo che la struttura del racconto, per quanto richieda una conoscenza delle carte giudiziarie, del contesto storico e tutto il resto, è molto figlia dell'incontro con Giuseppe Ghilotta, della sua straordinaria umanità, del fatto che lui sia così cosciente di quello che ha subito e cosciente di doverlo raccontare anche soprattutto ai giovani, perché non succeda più. E quindi molto nasce dal rapporto diretto con lui e con quello che la sua umanità ci ha reso, quindi da questo punto di vista in realtà è stato molto semplice. Le regia sono mie e di Salvatore Arena, che è anche in scena. Le musiche originali sono di Luigi Polimeni, che è un altro componente storico della compagnia, compositore di livello internazionale, e accanto a questo ricordo anche le scene di Aldo Zucco, che ci accompagnano con i suoi segni diciamo fisici anche la storia insieme a tutto il resto. Thank you.